Benvenuti ragazzi. Allora, ciao Daniele, ciao anche Marco. Come vedete abbiamo qui Matteo Camorani, il nostro esperto di simboli e archetipi. Ciao Orvoie, ciao Dino, ciao Marco. Bene, bene, bene. E beh, aspettiamo altri 2 minutini, che se c'è qualcuno, ciao anche, visto che si è connesso anche Simone. Ciao Simone, 2 minutini e poi, beh, intanto Matteo, se vuoi puoi fare una mini micro presentazione tua di cosa ti appassiona, quello che ti guida a introdurci poi l'argomento di questa sera. Sì, beh, diciamo che non è la prima volta, quindi salve, No, sono ma... Matteo Camorani. Forse vi ricordate di me per dirette come gelosia, come gestirla e come. Esatto. No, dai, a parte gli scherzi, diciamo che io ho sempre avuto un debole per il mondo simbolico. Si è declinato sia attraverso l'arte, varie forme d'arte, e anche e soprattutto tramite lo studio di tutta una serie di discipline, tra cui l'esoterismo, la spiritualità di diverse culture e in ultimo anche attraverso la lente della psicologia. Quindi, ero indeciso se mettere come sottotitolo della diretta un approccio pratico al mondo dei simboli e degli archetipi. In effetti non l'abbiamo messo, l'ho messo poi come descrizione della diretta, però è un po' un ossimoro, se vogliamo, nel senso che, come vedremo, il mondo simbolico viaggia su binari a sé stanti, che spesso non hanno o hanno poco a che vedere poi con la dimensione pratica, concretistica. Comunque Però adesso possiamo dire che si non voglio può o non si può entrare nel merito. dire che eventualmente avere una panoramica un po' più ampia di questi argomenti ci può aiutare di conseguenza a cascata anche nella vita pratica, no? Sì, assolutamente, perché sono tematiche trasversali, nel senso che riguardano un piano dell'essere che è sotto a tutti gli altri. Quindi è ovvio che andare a fare luce lì poi si ripercuote a cascata su tutti gli aspetti della vita, su quello relazionale in primis, ma su tutti, in effetti. In modo migliorativo, diciamo. Sì. In teoria. In teoria. A lungo termine, applicabilmente sì, poi sai, dipende tutto da come lo si gestisce, ovviamente. Certo, Tante, beh. tante incursioni in quel mondo avvengono in maniera inconsapevole, e in quei casi quello che succede, succede, non è detto che siano cose positive, però diciamo che attività come quelle di questa sera servono a far sì che queste incursioni eventualmente siano volute. E, come dire, circoscritte, misurate e fatte con cognizione di causa. Chiaro. Tanto si è connesso anche Marco, che era, ciao Marco, il Ciao. ragazzo che aveva richiesto il tema della serata. Quindi ringraziamo anche Marco che ci aveva introdotto questo tema. E ciao anche a Valentino. Allora, iniziamo. Abbiamo una scaletta abbastanza densa, però con Matteo abbiamo deciso che eventualmente faremo una seconda lezione in modo da poter trattare i temi con calma e in modo, insomma, appropriato, ecco. E dunque, Matteo, facci Mettiamo. pure... Iniziamo, iniziamo. Sì, Molto bene. siamo 21, 21, ce la facciamo. Ok. Allora, quello che ci accingiamo a fare è una panoramica su un mondo che spesso e volentieri viene approcciato in maniera estremamente teorica. Questo da un lato è imprescindibile, nel senso che parliamo di cose, come dicevo poco fa, che stanno al di sotto del piano concreto, stanno al di sotto, non riguardano
non riguardano tanto i singoli accadimenti della vita o i singoli aspetti della vita, sono un qualcosa che avviene in sottofondo. Di conseguenza, da un certo punto di vista, è impossibile parlarne in modo puramente pratico. Dall'altro, però, è anche importante ricordare che noi possiamo anche parlarne in astratto, ma quello che noi facciamo con queste informazioni, la maniera in cui le maneggiamo, come ci approcciamo a esse, poi ha degli effetti a cascata sul nostro essere, proprio perché questi archetipi, questo sfondo, diciamo, fa da substrato a tutta la nostra vita. Cominciamo dalle parole, dalla parola archetipo. Archetipo è una parola molto antica che ha origine in Grecia, l'etimo è greco, e deriva da arché, che significa principio originale, ancestrale, inizio, principio, insomma, e tipos, che è traducibile come modello, come forma o come matrice, se preferite. Da tipos viene la tipografia, ovvero la grafia, la scrittura attraverso quelli che vengono chiamati i tipi tipografici, ovvero le forme delle lettere che in epoca antica, ora non più, però la tipografia originale nasceva con queste matrici, quindi c'erano le 21 lettere dell'alfabeto, i segni di punteggiatura e un intero volume consisteva in declinazioni di queste forme, di questi tipi. Avere una lettera A, un tipo della lettera A, comportava la possibilità di scrivere migliaia, decine di migliaia di volte quella A all'interno del libro, ma la forma era una. Ok? Gli archetipi sono diciamo così, si possono definire in tanti modi, ma secondo me la descrizione che più è attinente è quella di un modello o una forma, se preferite, primordiale, astratto, quindi svincolato dallo spazio e dal tempo, che ha un'esistenza a sé stante e che viene usato, tra virgolette, o meglio, che costituisce il modello alla base della nostra realtà. Un concetto molto simile è stato espresso da Platone con il principio il mito, nel mito, diciamo, la teoria del mondo delle idee. Il mondo delle idee prevedeva questo, che esistano due mondi ben distinti, un mondo che è la realtà che tutti noi conosciamo è un mondo che è appunto il mondo delle idee, un mondo fuori dal tempo, fuori dallo spazio, inaccessibile, inconcepibile, anzi, se vogliamo, dato che comunque viviamo in una calati in una realtà tridimensionale. E lui faceva il paragone del cavallo, l'esempio del cavallo, cioè, ovvero immagina un cavallo. Tu lo immagini grande, piccolo, uno stallone, un pony, lo immagini marrone, lo puoi immaginare bianco, nero, chiazzato, lo puoi immaginare mansueto, lo puoi immaginare più aggressivo, più sfuggevole. Ognuna di queste forme, ognuno di questi esempi, ognuno di questi cavalli che esistono al mondo è il cavallo, cioè corrisponde all'idea del cavallo, ok? Ma nessuno dei cavalli presenti al mondo è il cavallo. Ok? Quindi esiste un'idea ed esistono le sue incarnazioni, le sue declinazioni, le sue in un certo senso emanazioni, nel senso che appunto la realtà è come creta che viene modellata con questi stampini primordiali. Appunto, gli archetipi sono fondamentalmente avulsi dal tempo e dallo spazio, significa che non cambiano con le epoche, non si modificano, non si possono creare, non si possono distruggere, semplicemente
esistono. Ti Ok. interrompo un attimo, Matteo, scusami un secondo. Giusto Sì. per semplificare, e magari anche alle persone che stanno ascoltando, giusto per fare un commento un po' più conciso, dimmi se ho capito bene. Sì. Allora, io ricordo il discorso della teoria del mondo delle idee di Platone. Lui sostanzialmente, che tu l'hai spiegata, ma provo a renderla un po' più semplice, non che la tua fosse complicata, ma proprio a prova di chiunque possa ascoltare. Lui diceva: c'è un cavallo in questo caso, e nel mondo delle idee esiste l'idea del cavallo a livello un po' generico, tra virgolette, e poi si può declinare nel mondo che noi viviamo in svariate modalità e avere svariate qualità, ok? E allo stesso modo, se non ho capito male, tu stavi dicendo l'archetipo base è un po' come l'idea del cavallo, Sì. ok? Che poi, una volta, dopo adesso lo spiegherai meglio, nelle persone, nella vita, può declinarsi in modalità diverse, ma alla base esiste una radice degli archetipi che adesso andremo a vedere, che è uguale per tutti, svariati archetipi, un po' Esatto. come dire il cavallo, il maiale, il cane, eccetera, eccetera. Giusto? Ho Sì, capito bene. esattamente. Sono cose che si riflettono molto anche, ad esempio, nelle arti, soprattutto nelle arti performative, il teatro, il cinema. Ricorre molto nella narrativa, i personaggi spesso incarnano degli archetipi. Certo, però scusami se ti faccio questa domanda così anche magari quelli che Ok. ci ascoltano potrebbero chiedersi, sì, ma a cosa serve? Cioè nella fattispecie, se uno dicesse a cosa mi serve sapere che nel mondo delle idee c'è l'idea del cavallo, eccetera, eccetera, perché c'è? E a cosa mi serve sapere che esistono degli archetipi a monte? Serve perché, se mi permettete un'espressione un po' forte, tutte le sofferenze umane originano da questo. Quindi una qualche utilità ce l'ha, secondo me. Ok, No, sicuramente poi vedremo meglio. Adesso, avrò modo, spero, di spiegare meglio questo concetto, che, ripeto, può suonare un po' esagerato, però stiamo veramente parlando di un qualcosa che è ancestrale, che è al di sotto di tutti quelli che possono apparire come i sintomi di un malessere psicologico, mentale, emotivo. nel caso degli archetipi, mentre nel caso di Platone diceva non potrebbero esistere i cavalli marroni, alti, cattivi, buoni, eccetera. Non potrebbe esistere niente se non ci fosse nel mondo delle idee l'idea di quella cosa lì. Esattamente. Quindi, esatto, quindi diciamo è un concetto che Platone l'ha espresso filosoficamente, poi è arrivato il nonno Jung, il quale a questo concetto ha dato un taglio psicologico, psicoanalitico, ok? Quindi portandolo in una dimensione di terapia, applicando questi principi a una modalità, a un modus operandi che gli ha permesso di ottenere molti risultati. Per capire cosa intendo, serve un altro strumento prima di entrare nel merito, che è il concetto di simbolo. Il simbolo non è un sinonimo di archetipo, spesso vengono scambiati, ma non è proprio la stessa cosa. Simbolo è una parola che anch'essa origina dal greco. Il simbolo deriva dall'unione di due parole. L'antico greco per simboli era symbalein, ovvero sim, che voleva dire insieme, e balein, che voleva dire mettere. Quindi mettere insieme, nel senso di accostare, unire. C'era l'usanza nell'antica Grecia, quando veniva stipulato un patto o un accordo tra due individui, tra due famiglie, due città o anche due nazioni addirittura, veniva
spezzato una tessera o comunque diciamo, una tavoletta di terracotta, un qualcosa di spezzabile, e ognuna delle due parti ne teneva una. Rappresentava appunto il fatto che era stato stipulato un accordo di questo tipo. Il fatto che le due parti combaciassero perfettamente provava l'esistenza dell'accordo. Symbol Symbalane è etimologicamente l'opposto di diavolo, che deriva sempre dal greco dia balein. Dia due, cioè mettere il due nel senso di separare, mettere separazione, laddove il simbolo unisce, diavolo separa. Cosa significa? Simbolo è ciò che unisce, ok? Unisce due cose. Nel nostro caso, simbolo è ciò che unisce noi come coscienza a questo mondo archetipico, al mondo delle idee, diciamo così. È un qualcosa che sta a cavallo. Per usare l'esempio del cavallo, sta tra il qui e il lì. È un qualcosa che ci rende l'archetipo accessibile. Ok? Claro. Ok. Detto questo, per comprendere, per afferrare veramente il tema degli archetipi, occorre una capacità particolare che ha il nome di sensibilità simbolica. Che cosa significa sensibilità simbolica? Significa essere capaci, cioè avere la sensibilità, la capacità di osservazione necessaria e di discriminazione per distinguere il mondo archetipico dal mondo concretistico. Quando ci accade qualcosa o quando noi mettiamo in atto un certo comportamento, riconoscere il tema archetipico dietro a quel comportamento o dietro a quell'evento, questo costituisce la sensibilità simbolica. Il fatto di riconoscere delle analogie tra eventi simili o tra dinamiche simili. Spesso questo atteggiamento ci porta più vicini all'intuizione, a capire per via intuitiva quale può essere la soluzione di un problema. Spesso questo accade grazie ai miti. I miti sono la quintessenza dell'archetipo. I miti parlano di archetipi, gli dèi, tutto ciò che attiene agli dèi nelle storie antiche riguarda gli archetipi. E se io vivo una certa esperienza, un certo evento, una certa dinamica comportamentale con una persona, e badate bene, non sto parlando di chissà cosa, sto parlando di dinamiche normalissime, una rottura con una partner, oppure una dinamica durante un corteggiamento che finisce male, oppure una dinamica familiare di qualsiasi tipo, una dinamica lavorativa, dietro a qualsiasi esperienza, bella o brutta che sia, ma nelle brutte è più semplice perché scavano più in profondità, è sempre possibile, se in presenza di questa sensibilità simbolica, riconoscere delle analogie tra la mia situazione e situazioni già vissute da altri. Possono essere situazioni appunto anche viste in opere dell'ingegno, opere di fantasia, film, romanzi, testi, libri, oppure appunto possono corrispondere a dei temi mitici. La differenza è che il mito, a differenza magari della cinematografia, che può contenere comunque delle chiavi di lettura utili, e devo dire la verità, negli ultimi anni lo fa sempre di più, il mito contiene sempre un insegnamento, contiene sempre la soluzione del problema, perché comunque gli antichi, e non lo dico per nostalgia, erano più vicini di oggi a quel tipo di realtà, a quel tipo di mondo. Quindi erano molto più intuitivi. Erano molto più in grado di cogliere le dinamiche tra questi archetipi. Il fatto di Scusami non Matteo. riuscire. Sì? No, ti faccio una domanda, se posso intromettermi. Tu stai dicendo che una persona per cogliere
questa sensibilità, diciamo, per avere questa sensibilità, dovrebbe essere più attenta o comunque più portata a scorgere nelle cose che capitano un po' tutti i giorni nella propria vita, ma anche all'esterno, se non ho capito male, quale può essere il simbolo, o comunque quello che c'è dietro a quello che sta accadendo. E la mia domanda che mi viene spontanea è: come fa, non so se lo devi spiegare dopo o se posso mettere questa domanda adesso, poi magari la inserisci come vuoi, come fa una persona a sapere se quello che vede o che le sembra di vedere o di cogliere è effettivamente reale, legato a una simbologia particolare o se è magari nella sua testa l'interpretazione che sta dando, come fa? C'è modo di distinguere questa cosa? Se, o si rischia magari di diventare quelli che vedono segnali dappertutto e magari non ci sono? No, ma non è niente di soprannaturale in realtà, cioè non si tratta di vedere i segni del destino o cose simili o intuire, che ne so, le dinamiche karmiche o cose di questo tipo, non è assolutamente niente del genere. È semplice osservazione e, come dire, capacità di analogia. Cioè io riesco a vedere la mia storia, riesco magari, ecco, a disidentificarmi da ciò che mi accade al punto tale da poter vedere la somiglianza tra la mia storia e qualche altra storia. Ok? Ok, cioè, quindi tu Se... stai dicendo ci deve essere già, cioè non, adesso non stiamo parlando di un simbolo nel dettaglio, No, ma ora... di proprio di storie inteso come eventi che sono accaduti a qualcun altro in passato. Cioè, Sì, ok. ma ci sono veramente, ragazzi, non avete idea di quante storie corrispondano, ma sono fotocopie dei miti, delle tragedie greche, ma fotocopie. Tante storie di privazione, di sacrificio, drammi, proprio storie in cui un qualcosa di noi muore. Ma muore male, cioè muore con, come dire, non di una morte serena, ecco, cioè tantissime cose che noi viviamo riecheggiano, sono dei riecheggiamenti di quelle storie lì. Ma adesso siamo ancora troppo sul generico, mi rendo conto, quindi dobbiamo addentrarci un altro po', però. Poi non ho capito, scusa se hai fatto la distinzione tra simbolo e archetipo Sì. che stavi spiegando in Volevi chiedere. parole povere. No, in parole povere la distinzione tra simbolo e archetipo. Il simbolo è ciò che ci è un qualcosa che è situato a cavallo tra l'io e l'archetipo, è ciò che ce lo rende accessibile. Ok, ma fa un esempio pratico così capiamo Non tutti. so, la dea Iside, ok, è il simbolo della grande madre. La grande madre è l'archetipo. Iside Ok. è una declinazione simbolica della grande madre, oppure che ne so, la Madonna. Ad esempio, il Buddha, per dire qualsiasi maestro orientale. Può essere simbolo dell'archetipo del grande saggio, del Senex, Saturno. Ogni rappresentazione mitologica è un simbolo di una realtà archetipica. Ok, chiaro. Procedo. Allora, cerchiamo di. Finora siamo rimasti, mi rendo conto, piuttosto sul filosofico, no? Ora, siccome questa roba non è solo filosofica, ma come dicevo prima, determina, impatta, anzi, no, determina effettivamente tutta la nostra vita. Il concetto qual è? Che secondo la psicologia analitica o la psicologia archetipica, se preferite, l'io, cioè la mia individualità, ciò che di me corrisponde alla mia idea di io,
non è altro che il risultato degli equilibri o degli scontri tra gli archetipi con cui questo io si identifica. È come se ognuno di noi fosse costituito da una ricetta unica, i cui ingredienti sono appunto gli archetipi. Cioè, quanto io somiglio a ognuno di loro determina la mia unicità di individuo, la mia singolarità. Ok? Matteo, c'è cioè Marco che chiede, ma anche gli arcani dei tarocchi simboleggiano gli archetipi? Assolutamente. I tarocchi sono il linguaggio simbolico più ricco che abbiamo mai avuto in Occidente. Però non li affronterei in questa sede perché si apre un mondo. Comunque sì, assolutamente, assolutamente. Sono simboli molteplici perché tra l'altro i tarocchi hanno proprio una polisemia, hanno una pluralità di significati, quindi ognuno di loro può diventare simbolo di tanti archetipi diversi. E, appunto, per tornare in tema, la psicologia analitica, ritiene che tutti i complessi psicologici dell'essere umano originino da un disequilibrio nella modalità e nell'intensità con cui ci identifichiamo con gli archetipi. Un esempio molto banale, maschile e femminile. Ok? Questo è l'esempio più semplice e lampante, forse anche più universale in un certo senso, no? Tutti abbiamo una polarità maschile e una polarità femminile. Sono i due archetipi primordiali che si declinano poi in tanti altri modi. Quanto io mi identifico col maschile, quanto col femminile, determina la mia individualità, che ripeto, non ha niente a che vedere col sesso biologico o con l'orientamento sessuale, no? Grazie. Riguarda proprio la mia essenza a livello psicologico. Ok? Gli archetipi solitamente emergono a coppie, a polarità, proprio perché viviamo in un mondo scisso di dualismi, quindi abbiamo ad esempio il vecchio e il fanciullo, no? Il Senex e il Puer vengono chiamati, Saturno e Mercurio, il bene e il male, il sé e l'ombra, tutto ciò che avviene in quel palcoscenico che è l'io. Non è altro che una dinamica tra questi archetipi, che in certi momenti della vita ci identifichiamo di più con uno, più con l'altro, in un continuo gioco di rispecchiamenti che ci porta attraverso, determina tutte le esperienze della nostra vita. Il fatto di identificarmi di più con il vecchio, con il Senex, ad esempio, mi porta ad avere una serie di comportamenti complessuali che richiamano il suo opposto. Se ad esempio io Richiamano inteso per attrazione nel di senso che eventi e di persone? sì, entrambe. Entrambe, nel senso che se io ho dei tratti eccessivamente che ricalcano l'archetipo del vecchio, quindi ad esempio sono troppo rigido, ho una visione conservatrice, Sedentario. sono moralista, sono maniaco dell'ordine, tutte queste sono caratteristiche del vecchio, ok? Il fanciullo è all'opposto. Il fanciullo è improvvisazione, è caos, è ispirazione, è poesia, da dove il vecchio è calcolo, ok? Il fanciullo è passione, il vecchio è pianificazione. È ovvio che gli archetipi ci appartengono tutti, cioè ognuno di noi dentro ha tutto, ma non è che si identifica con tutto allo stesso modo, perché se così fosse saremmo realizzati in vita.
Quella che è chiamata la realizzazione spirituale o l'illuminazione non è altro che questo, uno stato di perfetto equilibrio interno nell'identificazione con gli archetipi, ovvero non c'è nessun archetipo con cui mi identifico più rispetto a un altro. Perché cosa succede? Che se io mi identifico col vecchio e divento un bacchettone, ok, un moralista, uno che rompe le palle al prossimo, o che ha delle ossessioni maniacali, con manie di controllo, perché il Senex è questo, il vecchio è questo, cosa succede? Che tutta la dimensione del puer, tutta la dimensione del fanciullo, la dimensione del disordine, dell'improvvisazione, del divertimento, della passione, si crea uno scompenso. E il fanciullo finisce nell'inconscio, ma non è che scompare. Esistono delle forze in natura, delle forze equilibratrici, come sostiene anche la teoria del reality transurfing. Esistono delle forze equilibratrici che fanno sì che tutto tenda all'equilibrio. Quindi, laddove c'è un'identificazione eccessiva con un archetipo, presto o tardi avviene qualcosa che ti rovescia la vita, ok? Spesso un evento traumatico, quasi sempre. Perché ti devi sperimentare anche l'eccesso opposto. E qui ha luogo un fenomeno che in psicologia viene chiamata enantiodromia, ovvero la trasformazione da un archetipo a quello opposto. Cioè, è un po' come nei film di Woody Allen, tipo, come si chiama? Basta che funzioni. Non so se l'hai visto, Dani, o se L'ho qualcuno. visto, però sono sicura che l'ho visto, però adesso mi sfugge perché non ho molta memoria per i film, ma comunque sono sicura che l'ho visto. È bello perché c'è questo vecchio eccentrico che è molto Senex, è molto nel suo archetipo, ma ha questa particolarità che tutti quelli che gli stanno attorno, super complessati, finiscono per integrare quello che gli manca. Ma è quello che si svolge principalmente dentro casa, che sono tutti che sembrano tutti matti? Sì, esatto. Perché... Ah, ok, adesso mi è venuto in mente, mi veniva l'ansia a vederlo. Basta. Ok, sì, me lo ricordo, sì. Allora, è chiaro che a lungo termine questo processo è positivo, nel senso che se io mi identifico troppo in un archetipo, avrò necessariamente bisogno di identificarmi anche con l'altro, proprio per un meccanismo di equilibrio, perché la mia coscienza non può accedere a una sola metà, cioè alla figura intera. Solo che magari vedi la faccia con la luce, ma dietro c'è anche quella in ombra, non è che è bidimensionale la realtà. Le polarità viaggiano sempre assieme. Il problema qual è? Che se a lungo termine questo processo è positivo, è edificante, no? È costruttivo perché mi porta a capire cose di me stesso, dall'altro le modalità con cui avviene sono complessuali. Cioè, laddove il vecchio magari è maniaco del controllo, per fare un esempio qualsiasi, per compensazione, magari il gioco, quando gli succederà qualcosa a questo individuo che farà emergere il fanciullo in lui, questo fanciullo sarà all'opposto, quindi non avrà proprio il bisogno viscerale di sperimentare la totale mancanza di controllo. E questo gli porterà altra sofferenza, ovviamente, che da un certo punto di vista sarebbe auspicabile evitare. Dall'altro, ci si rende conto che spesso è inevitabile, proprio perché bisogna passare da lì talvolta. Certo, ma calaci questo esempio che io ho già delle idee, no? Senex e Puer messo in una coppia, per esempio. Vabbè, in una coppia, allora, partiamo dal presupposto che la relazione di coppia è il campo in cui più di ogni altro si costellano dinamiche archetipiche. Il vecchio e il giovane si possono manifestare, ad esempio, come ho detto, ovvero con manie di controllo da una parte, manie di ordine, manie di rigore o contrapposte dall'altra parte, magari è più a un desiderio di leggerezza, di disimpegno.
Oppure si può declinare anche in uno squilibrio di progettualità, magari. Chi si identifica di più col Senex tende a essere più progettuale, chi si identifica col fanciullo tende a essere più dedito all'improvvisazione, al vivere giorno per giorno, a vedere come va. Certo, ma questo come può figurarsi in una coppia e che problemi crea? Allora, solitamente c'è sempre un gioco di rispecchiamenti, nel senso che quando mi identifico troppo con un archetipo, è assai probabile che la mia partner mi vada a rispecchiare l'opposto, ciò che a me manca, causandomi quindi un certo sfrigolio di... Insomma, Prima un'attrazione in realtà, no? Prima un'attrazione smodata, un Esattamente, aggancio, un legame, però anche un fastidio poi. sì, un fastidio perché comunque allora la prima fase, l'innamoramento, l'avvicinamento è bellissimo perché? Perché vediamo ciò che è simile a noi, ci chiama, cioè, c'è un rispecchiamento immediato e lampante, palese, quello che stiamo vedendo è roba nostra, anche se è inconsapevole, pensiamo che sia l'altro. Ma parla di noi in un modo talmente eloquente, talmente inequivocabile, che manco ci viene il dubbio di pensare che non sia la persona giusta, non sia la cosa giusta da fare. Quello che proviamo è troppo forte, troppo determinato, troppo preciso, troppo netto. In una prima fase vediamo ciò che è simile a noi, perché? Perché le differenze, come dicevo prima, sono solitamente relegate nell'ombra, nell'inconscio, dove non vengono viste, ma dove emergono, perché la vista non è l'unico senso che abbiamo. Quindi quello che non vedi comunque si fa sentire in altri modi, spesso i peggiori. Da un Però, certo scusa, ti interrompo. Si può subire la fascinazione anche per l'opposto, anche a livello consapevole, punto di vista... Sì, in assolutamente. realtà. Cioè, non è Pensa... che per forza l'opposto diventa un trigger negativo, può anche essere un trigger positivo, anche Sì, a no, un livello abbastanza assolutamente. consapevole. Vedi, è un discorso che è difficile da generalizzare perché dipende veramente dalla singolarità di ognuno. Però pensiamo ad esempio al Vin Diesel, no? Al macio palestrato che sta con una bomboniera, un angioletto, una ragazzina delicata, sensibile, dolcina. È una combinazione perfetta in un certo senso, perché? Perché lui si identifica molto con l'archetipo maschile, lei con l'archetipo femminile, quindi ciò che non hanno integrato, ciò che, con cui non si identificano, lo proiettano fuori. E quindi amano quella persona perché quella persona li completa a tutti gli effetti. Il problema qual è? Che è un rispecchiamento, non è la realtà. Quindi può andare bene per un po', ma può andare bene anche per tutta la vita, non so qui a gufare, però diciamo che è molto probabile che vengano messi in atto poi dei boicottaggi, perché la psiche è molto severa. Per un po'. Diciamo che il meccanismo proiettivo funziona, la psiche è un buon tampone, è un buon surrogato, l'altro, ma arriva comunque il momento in cui quella proiezione viene ritirata e in quel momento ciò che veniva visto nell'altra persona non lo si vede più perché è cambiata l'identificazione con dell'archetipo con cui mi identificavo. Quindi inevitabilmente cambia anche il modo in cui vedo gli altri. E E quindi... questo in breve potrebbe spiegare il fatto del perché tante persone a un certo punto cominciano a dire al partner sei cambiato, in realtà magari sono loro che lo stanno vedendo in un modo diverso, oppure a un certo punto da innamorati passino a dire basta, non ti amo più, non mi interessi più, in realtà perché si è sgretolata la proiezione che stavano vivendo, quindi. Assolutamente. Ad esempio, allora, siccome questo è un gruppo di uomini, l'uomo eterosessuale
cerca la, è tratto dalla donna, ma la donna, proprio la donna in quanto tale, è simbolo dell'anima. Ok? Quindi noi nelle donne cerchiamo sempre, sempre e soltanto l'anima nostra, la nostra anima, la nostra anima. È la ragione per cui le donne da cui siamo attratti sono diverse, per cui non a tutti piace lo stesso tipologia di donna, perché se io mi identifico più con un certo archetipo, sarò più attratto da donne dell'archetipo opposto, quindi c'è chi apprezza donne più mascoline perché magari ha un temperamento più femminile, o viceversa, c'è chi è più equilibrato e cerca la donna più equilibrata. Non è che ci sia un giusto o uno sbagliato. Però quello che accade è sempre questo, l'identificazione. Allora, quante volte ho sentito la frase, ma cosa avevo in testa che, come faceva a piacermi quella persona? Vabbè, a me è anche capitato svariate volte. No, Una ma anche a me. giornata ti rompe la bolla e dici, ma quello mi piaceva, pensavo di sposarlo, invece per carità, schifo. Perché tipo lì, diciamo, o hai capito che quel rispecchiamento era sbagliato, quindi lo tranci di netto, oppure nel migliore dei casi ritiri la proiezione e capisci che era roba tua. Capisci che ciò che ti aveva abbagliato era un riflesso di un qualcosa che non era di un'altra persona, ma ti apparteneva. Quindi, magari l'altro o l'altra ha effettivamente certe qualità, nessuno dice che non le abbia, o magari no. Il punto è che è totalmente irrilevante, perché tanto appunto è un gioco archetipico di proiezioni. Laddove io non dico vedo perché è sbagliato, perché non lo vedo, ma laddove io annuso o dove io ho il presentimento che si trovi ciò che a me manca, io ci vado, mi attira, lo voglio, voglio farlo mio. Che sia mio e solo mio, perché quella roba è mia, non di altri. E qui mi ricollego alla diretta dell'altra volta, no? Sulla gelosia, che da questo punto di vista, approcciata da un punto di vista archetipico, assume un significato estremamente preciso, estremamente razionale e coerente. È sensato che esista. Perché quella roba lì che io voglio è la mia, non è di altri, è la mia, cioè mi appartiene. Più la proiezione è forte, più la gelosia è forte, più il bisogno di integrare quella parte, di farla propria, è forte. Perché l'attrazione sessuale è così forte nell'innamoramento? Perché il rapporto sessuale è simbolo. Simbolo, simbalein, unire insieme, diffusione, simbolo del simbolo, è simbolo di se stesso. Quindi cosa più di un rapporto sessuale è indicato a simboleggiare l'unione tra due cose incomplete che ne formano una completa? È un po' anche come se per osmosi poi uno dovesse assorbire le qualità che ha l'altro, no? Come se unendosi nel rapporto sessuale le Esatto, integrasse. sono le sue che Poi però gli ovviamente. sono le proprie. È ovvio che nel momento in cui una persona non ha più cioè può capitare che nel corso della vita ti piacciono tipi di persone diverse, perché comunque cambiamo, perché comunque l'identificazione anche con gli archetipi cambia. Io stesso ho vissuto un casino di fasi, ma tante. E le ho vissute anche piuttosto estreme, nel senso che, come dicevo prima, è chiaro che più uno si identifica con un archetipo, più dovrà sperimentare il suo opposto. Ed è una forbice, più la forbice si allarga, più è un casino, perché non se ne esce, eh? Perché se io arrivo qua, dovrò arrivare qua, fa veramente male, cioè, nel senso che spesso ci arrivi con delle lacerazioni, degli strappi, che fanno male, perché sono dolorosi, perché comportano un... Prima identificarti totalmente con una cosa e poi doverla distruggere del tutto, è terribile. È terribile da un lato, dall'altro è estremamente formativo perché alla fine, oltre a darti una consapevolezza maggiore, ti dà anche degli strumenti.
ti dà una visione. Precisiamo quello che hai sottolineato a me, di cui abbiamo parlato anche l'altra sera, no? È Sì. giusto per le persone che potrebbero pensare di dire: beh, ma se io sto in mezzo, allora non mi succederà di finire dall'altra parte e stare male, no? Cioè il paraculo spirituale potrebbe dire: io adesso mi metto in mezzo e si sforza di stare in mezzo, così non vado a stare male negli opposti, in questo continuo rimbalzare da una parte all'altra dei vari archetipi o comunque. E non funziona, no? L'abbiamo detto anche l'altra sera, ma comunque è chiaro, per il semplice fatto che Gli piacerebbe. sarebbe, ma tante persone cercano di farlo. Poi io e te, che abbiamo frequentato anche questi ambienti, lo sappiamo che ci sono tante persone che leggono in un libro, ma io ne conosco, ne ho anche avute in consulenza, leggono in un libro qual è la retta via, non so, si leggono, che ne so, Osho, diciamo, per dire uno a caso, insomma, così, o Krishnamurti, e dicono: ah, allora se io faccio ta 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 ta, allora starò sempre bene, equilibrato, e quindi non sperimenterò gli opposti. E questo è un errore enorme, perché in realtà la maggior parte delle persone che fa questo, per non dire tutte, poi si trova che chiaramente ha creato il famoso ego spirituale, che si è convinto di stare tranquillo in equilibrio, e poi, siccome è una sovrastruttura, quindi non è reale, non è uno stato pacifico, reale, equilibrato, finisce che accadono questi eventi che ti portano comunque a sperimentare un lato o l'altro, e a Dio piacendo, ambedue, visto che l'equilibrio reale si trova solo quando si sono sperimentati ambedue gli opposti. Quindi è inutile star lì a fuggire da questi eventi che dovrebbero capitarci. Anzi, uno dovrebbe dire: speriamo che mi capitino in fretta, così dopo riesco a trovare il punto, se uno vuole, d'equilibrio in mezzo, no? Emanuele li ha chiamati i democristiani spirituali. No, è che c'è un tema talmente. Il punto è che in mezzo, ragazzi, cioè parliamoci chiaro, non ci staremo mai del tutto. Cioè, anche chi riesce più o meno a trovare un buon compromesso, no? Chi riesce a camminare con la fune, con quest'asta, stare in bilico, comunque non è mai perfettamente in bilico. Cioè, un equilibrista comunque è costantemente. Tende sempre un È un pochino po' di a destra, un po' a sinistra, non mai perfetto. costantemente. Quindi questa è proprio un'idea un po' infantile, se vogliamo, che più o meno tutti abbiamo avuto, no? Perché comunque sono fasi e va bene così. Però nessuno è, cioè, No. tutto tramite oscillazione. L'unica vera differenza è data dall'esserne consapevoli oppure no. Cioè dal subire la cosa o dal viverla attivamente, perché sono due cose ben diverse. Certo, però si può ridurre lo spettro di oscillazione, no? Cioè, nel Sì. senso, più uno è consapevole, più non c'è ragione che oscilli agli Certo. estremi, no? No, poi vedi, cioè è un fatto di inclinazione individuale, cioè uno può anche decidere volontariamente di sperimentare un estremo. Ma lo fa volontariamente, cioè volontariamente si getta un po' come Ulisse, no? Che vuole sentire a tutti i costi le sirene, si espone, vuole, ha bisogno, sente il bisogno forte dell'anima di sperimentare certe cose, lo fa, sa a cosa va incontro, sa che comunque soffrirà probabilmente, sa che rischierà magari, ma ciò non di meno lo fa, oppure no. L'unica differenza non è il fare le cose o non farle, ma quanto sei consapevole di ciò che fai o di ciò che ti capita di vivere. Una cosa che mi fa sempre sorridere, no? È quando qualcuno dice:
Ma dovrei forse, ecco, facendo, potrei fare così, ma se facessi così mi snaturerei, me stesso. E no, mi fa un po' sorridere, ma più per ingenuità, mica per altro, perché, cioè, raga, ma me stesso chi? Cioè, cos'è me stesso? Cos'è? Chi cacchio è sto me stesso? Cos'è? Chi l'ha fatto? Chi decide come è fatto? Cos'è? Non ha una Ma consistenza. io sono anni che cerco di sfatare sto mito del devo essere amato per quello che sono, ma quello che sei cosa? Cioè, nel senso, e quelli che dicono voglio rimanere me stesso, non stanno considerando che il me stesso è frutto di mille, mila cose e modi agiti in passato. Contesto sociale. Per assurdo, se domani io decidessi, per modo di dire, di cambiare la mia gestualità e mi mettessi ad agire una gestualità diversa da quella che ho sempre agito, fra un anno io gesticolerei in modo completamente diverso da come gesticolo adesso e sarei un certo tipo di persona con un certo modo di fare, completamente diverso da quello che ho usato per 37 anni della mia vita, per dire, no? E quindi già questo fa capire che noi non è che siamo una cosa predefinita, ferma, che è statica, non si sposta, non cambia e dobbiamo costringere tutto il mondo ad accettare che noi siamo così e amarci per quello che siamo, eccetera. Anzi, è terrificante l'idea che ci sia qualcosa di statico e fermo che non cambia mai, secondo me. Anzi, proprio brutto. Questa cosa, anzi, interpretata alla luce di ciò che abbiamo visto fino ad ora, cos'è alla fine? Non è altro che dire, io mi sto identificando con questo archetipo qua e qua voglio rimanere. Esatto, sì. Che ripeto, di per sé non è che sia sbagliato, eh. È sbagliato casomai, la mancanza di consapevolezza, cioè il ritenersi. Il ritenere che esistano dei tratti che sono così e così rimarranno a vita, perché l'identificazione cambia, muta con gli anni, con le esperienze, con l'età, ed è sano che muti, è sano che muti. Emanuele dice: senza consapevolezza di certe cose, la tendenza rimane quella di allontanarsi dalla sofferenza. Penso intenda dire che tutti cercano sempre di fuggire dal dolore, no? Che poi in realtà cercare di fuggire dal dolore è esattamente quello che crea il dolore, nel senso il dire questa cosa non va bene, non dovrebbe esserci. Devo scappare da questa realtà e l'atto di dire no, non va bene, devo fuggire da qui, crea la sofferenza, di fatto, no? Infatti c'è un antico mantra vedico che è proprio in risposta a questa cosa del fuggire dalla sofferenza, che è stacce. Vedi. Che lo Praticamente. insegnano agli angoli delle periferie romane. Che deriva dall'Atlantide, dai saggi di Atlantide che l'hanno canalizzato dalla quinta dimensione con i raggi ultravioletti, insomma, stacce. Stacce vuol dire appunto, cioè, nel senso, ci sei dentro, stacce, nel senso che se ci sei dentro, Vivitelo, vivitelo, viviti c'è anche. qualcosa di dentro e quindi spremilo come un agrume, insomma. C'è una domanda di Oreste, dice: se si Sì. sceglie in modo consapevole di vivere un estremo, la sofferenza che ne può conseguire sarà minore rispetto a quando non si è consapevoli? È una bella domanda. Allora, diciamo che il carico è il medesimo. Quello che cambia è che se tu prendi un colpo a sorpresa o se tu prendi un colpo sapendo che ti arriva e aspettandotelo, chiaramente magari la forza del colpo è la medesima, però chiaramente il modo in cui la incassi è diverso. Chiaro.
È diverso soprattutto, quando... è No, diverso vai, vai. psicologicamente perché non è tanto la sofferenza in sé, è il modo in cui la vai a interpretare. Perché se tu non ti aspetti il colpo e ti arriva, avrai tutta una serie di pensieri ricorrenti, ossessioni, paure, paura che ti ricapiti di nuovo, panico per non capire perché ti è capitato. Rabbia perché ti è capitato e non sai perché, quindi tutto un corollario di roba che non ha niente a che vedere con la sofferenza in sé, ma c'è ed è quello che alla fine costituisce il problema più che la sofferenza in se stessa. Quindi non è tanto quello che ti capita, quanto poi il modo in cui la interpreti. Ho una domanda su questo che mi sta molto a cuore. Allora, di quello di cui stavi parlando e della domanda di Oreste. Allora, l'esempio che hai fatto tu, no, lo potremmo tradurre del colpo con se io prendo un pugno per strada da uno a cui sto antipatico perché ho saltato la fila al supermercato e prendo un cartone in faccia, no? E invece prendo lo stesso identico pugno nello stesso identico punto con la stessa identica forza perché sono andata a lezione di kickboxing e stavo facendo un po' di sparring e ho preso un pugno, ma sono andata perché mi andava. Io interpreterò, come dicevi tu, quel pugno che mi è arrivato da uno per strada in modo negativo, con tutte le varie accezioni, paura, rabbia, eccetera, eccetera. E invece quello ho preso a kickboxing mi andrà bene perché fa parte del gioco, eccetera. Però in questo ci sono un sacco di teorie, maestri spirituali, eccetera, che dicono: siccome la sofferenza del pugno, in questo caso, che non stiamo parlando di un pugno che ti ha rotto oggettivamente la faccia, ma solo un dolore momentaneo, no? Quindi non c'è un danno oggettivo, e uno potrebbe dire. E tanti maestri spirituali dicono questa cosa, a me è capitato di sentirmelo dire, siccome è tua l'interpretazione del dolore di quel pugno, di quello che te l'ha dato per strada, in sé non ti ha fatto niente, sei tu che crei il tuo dolore perché in realtà se quel pugno te l'avessero dato a kickboxing per te non sarebbe stato un problema. Ok? Però questo rischia di sfociare in situazioni dove, per esempio, che ne so, a casa uno possa esercitare violenza anche domestica, per dire, dove magari di fatto non ci sono dei danni reali, oppure anche violenza psicologica, non necessariamente fisica, offendendo qualcuno, no? Trattando, non so, io, ecco, facciamo un esempio banalissimo. Quello che dice ha letto le parolacce e le offese alla compagna che è contenta e si eccita. E le stesse offese che le dice magari serio a un'altra persona che soffre di questo. Allora, tanti maestri spirituali potrebbero arrivare e dirti: beh, insomma, è nella tua testa perché in sé non è successo niente. E giustificare quindi anche situazioni che invece di fatto non sarebbero da giustificare. Tu cosa pensi di questo, visto che siamo entrati nell'argomento? Non so se mi sono spiegato. Allora, tutta la prima parte, l'esempio del pugno è un esempio, appunto. Non riesco a capire come si possa declinare poi in una violenza concreta. Cioè, Perché sto parlando di atti che di fatto non creano dei danni tangibili, nel senso fisici, non è che stiamo parlando di violenze reali, passami il termine, dove poi c'è un danno reale, allora uno potrebbe dire: vabbè, ti ho dato uno schiaffo perché non hai cucinato bene la cena, ma se lo stesso schiaffo te lo do a letto perché stiamo facendo sesso e siamo contenti, allora là non dici niente. E questa cosa potrebbe creare una modalità dove una persona potrebbe anche dire: vabbè, insomma, in realtà non ti ho fatto niente, quindi il problema è tuo nella tua testa. Se vedi uno schiaffo dato perché non hai preparato bene la cena come una cosa grave, perché in realtà non ti ho fatto niente, te l'ho dato uguale ieri sera a letto e ti piaceva.
Qui però entriamo in un campo che secondo me ha poca attinenza con ciò di cui stavamo parlando prima. Sì, era una mia curiosità perché riguardava il discorso della sofferenza che aveva fatto Oreste, ma possiamo anche parlarne in un altro. No, diciamo che io questa, la domanda di Oreste l'ho interpretata più come una sofferenza personale, non una sofferenza che io infliggo ad altri. Ok, sì, chiaro, chiaro. Però. Andare incontro vuol dire sapere che mi aspetto una certa cosa, ecco, in quel senso. Allora è chiaro che se so che la vita mi riserverà certe cose, o il sentore, o il presentimento che la vita mi riserverà certe cose, sono psicologicamente pronto anche a riceverle. Relativamente, per quanto si possa essere pronti, insomma, diciamo che non è come esserne inconsapevoli comunque. Certo. Ok. Cioè Emanuele ha detto, citando anch'io il Transurfing di Zeeland, controllo. No. Ah, il contro pardon, il controllo lo si raggiunge evitando di cercare di controllare ogni situazione. Sì, Ok. assolutamente. Perfetto. Ragazzi, se volete andiamo avanti un altro pochino, se non siete stanchi, se no facciamo. Come siamo, Matteo, rispetto alla scaletta? No, Ah, io ce ne ho finché ne vuoi. ma dico rispetto alla scaletta, quanto abbiamo macinato? metà. Metà. Ma se volete, facciamo la prossima volta l'altra metà. Se volevi dire qualcosa a conclusione di quello che abbiamo detto. Ah, allora, diciamo che alla luce di quello che abbiamo, i contenuti che siamo andati a esplorare, i complessi possiamo intenderli come come dire, un effetto collaterale di un qualcosa che si chiama possessione archetipica, che è un nome, un'espressione un po' suggestiva, però è calzante. Poi magari mi piacerebbe entrare più nel merito, magari la prossima volta, perché in effetti tutte le più grandi sofferenze che sperimentiamo, le sperimentiamo proprio per questo motivo. Mi piaceva spiegare come accade questo, che cosa succede e soprattutto perché. Dal momento che questo è ciò che intendevo all'inizio quando dicevo che l'identificazione con l'archetipo è la fonte, cioè è la radice di ogni sofferenza umana. Ma io penso che reggano un altro po', se vuoi spiegare bene questo dettaglio. Sì. Vedo che stanno acqua per il momento. Allora, il mito di Icaro. Tra l'altro sto scrivendo un articolo sul blog Spoiler. che è quasi pronto e lo pubblicherò a breve, quindi poi magari ve lo spiattello sul gruppo. Il mito di Icaro, così come ad esempio il mito della Torre di Babele, il re Nimrod, tutte le storie in cui un mortale, un uomo, vuole sfidare gli dèi, ok, e raggiungerli, arrivare al loro livello, essere come loro, diventare un dio a sua volta, a propria volta, tutti finiscono male nelle storie antiche. Questa cosa è stata interpretata in senso moralistico nel corso delle epoche, ovvero anche, come dire, finalizzata a un certo mantenimento del controllo, no? Quindi state cagati perché se provate a essere come Dio, poi finite un po' come Lucifero, no? Questo mito che tra l'altro manco è scritto nelle scritture, è proprio una storia così popolare. Voleva essere come Dio e quindi è sprofondato, quindi è stato punito. Tutte queste storie, ho capito insomma, da quando studio queste tematiche psicologiche archetipiche, non hanno solo una portata morale, queste storie, ma hanno una portata tremendamente pratica. Sono degli avvertimenti, non sono dei divieti dogmatici. Nel senso che quello che ci dicono questi miti è occhio perché voi siete uomini, non siete dei.
Quindi se provate a essere qualcosa che non siete, se provate a essere più di quello che siete, finite male, vi bruciate, morite, cioè state male, vi schiantate. E questa cosa è assolutamente vera perché? Perché gli dèi chi sono? Sono gli archetipi, né più né meno. Gli archetipi, essendo fuori dal tempo, essendo fuori dallo spazio, svincolati da qualsiasi dinamica umana, perché tipo non gliene frega mica niente di te, di chi sei, di chi non sei. Tu puoi provare a incarnarlo, ma più lo incarni, più ti convinci di essere lui, più finisci male. Perché non può durare, perché fisiologicamente non lo sopportiamo, non lo reggiamo. Pensate ad esempio a tutte quelle celebrità del mondo dello show business, che siano musicisti, attori, cantanti, stelle del cinema, che finiscono male, finiscono in preda alle droghe, all'alcolismo, vita dissoluta, vanno in depressione, psicofarmaci, vanno in crisi, sprofondano e non escono più. Suicidi Suicidi vari. di tutto e di più, sono tutte conseguenze della possessione archetipica. Sono schianti, ognuna di queste storie è Icaro che si schianta. E muore male perché non ce la fa, non ce la può fare. Icaro è un uomo. Allora, Dedalo, il suo padre, gli dice: tu vola, tu puoi volare, ok? Non è che tu sei vincolato a stare a terra, quindi non è neanche un, come dire, un'apologia del limite. Non è che nessuno dice che bello che siamo limitati. No, cioè noi possiamo crescere, possiamo espanderci, ma c'è un equilibrio da trovare e da mantenere. Lui dice: tu devi volare a questa altitudine, perché se voli troppo in basso c'è l'umidità, la condensa sulle ali che ti appesantisce e le onde che ti possono travolgere, ma se voli troppo in alto c'è il sole che ti scioglie la cera delle ali. Quindi devi volare a metà altezza, non più e non meno. Ok? Noi, quando ci identifichiamo con l'archetipo, assumiamo l'identità dell'archetipo, cioè ci dimentichiamo che abbiamo un tempo e uno spazio. E da questa dimenticanza, viene il senso di onnipotenza. Perché l'archetipo è onnipotente di fatto. Cioè, non so, Napoleone, no? L'archetipo, o anche Hitler, il condottiero militare, no? Che è vittorioso e si lascia possedere e finisce con strafare, cioè fa troppo, va troppo al di là, lo incarna più di quello che può reggere e alla fine tracolla. E questo, ripeto, nei casi di Napoleone, di Hitler o delle star è emblematico, è evidente perché sono casi lampanti, ma nel nostro piccolo è la stessa cosa. Perché quando io sono innamorato, magari sono posseduto dall'archetipo di Eros. E in quanto posseduto, io mi convinco di essere Eros. E siccome Eros è fuori dal tempo, io mi dimentico. Eros è immutabile. Quindi io se mi identifico con Eros, mi convinco sinceramente, genuinamente, che i miei sentimenti, quello che provo in quel momento, sia immutabile, ma è un'illusione, perché tu non sei Eros, tu sei un uomo che in quel momento si sta identificando con Eros perché sei in quel momento della tua vita predisposto a farti veicolo suo. Sei la creta finita in quello stampino e quindi ne assumi la forma e ti convinci di essere lo stampino, ma non sei lo stampino, sei creta e come creta ti puoi rimodellare e ti rimodelli. E quando ti rimodelli, ti guardi indietro e dici: ma quello ero io? Ma Com'è c'è possibile? una ragione per la quale una persona a un certo punto viene posseduta da questo archetipo? No, A sicuramente. parte il conoscerlo, insomma, al di là del conoscerlo, però intendo, una volta che io sono stata posseduta più volte da un archetipo, lo conosco, che ragione c'è che mi ripossieda?
ragione può essere banalmente che non hai preso da esso tutto ciò che potevi prendere. Significa che quell'identificazione non ha portato frutto o non completamente, non hai colto tutto quello che potevi cogliere e quindi sei ancora lì. E questo Rimani. dipende quindi da quanto noi vediamo e ci rendiamo conto di quello che stiamo vivendo sostanzialmente. Sì. Poi non bisogna neanche cadere nell'ingenuità di ritenere la coscienza onnipotente, perché non è che essere consapevoli di qualcosa mi può esentare dal viverla. Cioè, se sto male, sto male, non è che se lo so, non sto male, ecco, per rispondere anche, per riprendere la domanda di prima. Però è Certo. una cosa, No, ovviamente. travolge meno forse, cioè nel momento in cui sai cosa sta succedendo non vieni travolto, semplicemente sai che c'è quel momento e lo accetti come tale, con più tranquillità probabilmente. Poi io sono convinto che comunque certi tratti abbiamo certi tratti che sono più profondi di altri, quindi magari saremo attratti tutta la vita da uno stesso tipo di persona, ma l'intensità sarà diversa, ovviamente. La capacità di non credere a quelle lusinghe sarà diversa. Perché all'inizio ti prendono alla sprovvista, cioè sono veramente le sirene di Ulisse, cioè ti sussurrano delle cose e tu ci credi perché sono talmente belle, talmente credibili, talmente genuine, intense, che è impossibile non credergli. Solo piano piano, col tempo, capisci che non è proprio come appare, però spesso una volta sola non basta. Ci devi sbattere la testa più volte, più volte, più volte, poi capisci che quello con cui ti identificavi fino a quel momento, evidentemente, non basta più. Dopo è chiaro che aumentando, diciamo, integrando gli opposti, diminuisce anche il bisogno che hai di cercare quello che ti manca nell'altro, nell'altra. Gioco forza è inevitabile. Certo, quindi ti avvicini, possiamo dire che in potenza, volendo, più una persona conosce questi archetipi, quindi da cosa in quel momento è trascinata e di conseguenza non si fa trascinare o non così tanto, o non in modo inconsapevole, possiamo dire che riducendo questa sensazione di smarrimento, può innamorarsi o trovare un partner più idoneo senza che, e sceglierlo per più o meno ciò che è, insomma, senza coprirlo di delle proiezioni e quindi tecnicamente avere un approccio all'altra persona più sano. E ridurre la probabilità che sia una storia di quelle che poi si bruciano subito o brevemente con sofferenze enormi. Certo. Sì, diciamo che in ultima analisi comunque accade sempre ciò che deve accadere, quindi non è che se questo non si verifica ci dobbiamo crocifiggere, ovviamente. Alla fine la vita è fatta di esperienze, però diciamo che siamo qui riuniti per un motivo e questo motivo è renderci un pochino più consapevoli di queste dinamiche e un pochino più preparati a vivere ciò che la vita ci fa vivere. Poi sì, chiaramente ogni cosa a cui andiamo incontro richiede la nostra compartecipazione, quindi che sia Certo. più attiva possibile. C'è Alessandro che fa una domanda che tra l'altro mi fa sorridere perché stavo pensando a una domanda analoga di un mio caro amico che si innamora puntualmente di donne bionde con gli occhi azzurri, con le sembianze un po' nordiche, scandinave. E fatalità, mentre io pensavo questo, Alessandro ha fatto una domanda dicendo: il fatto che io abbia avuto sempre problemi con donne bionde ha a che fare con l'archetipo?
Scusate la banalità della domanda, ma volevo capire. Io provo a dare una mini micro risposta e poi tu correggimi se sbaglio. Io penso che dipenda da cosa per Alessandro significa o cosa incarna per lui la donna bionda. Oppure c'è anche un archetipo assoluto della donna bionda. Che è quella che non sa fare le manovre al volante, Quella sicuramente. che cancella le parole da Word col bianchetto sullo schermo. Quell'archetipo. Allora, questo è molto affascinante. Esistono dei tratti proprio somatici, proprio estetici, sensoriali, no? Che in effetti somigliano. In un certo qual modo la declinazione sul piano fisico di quell'archetipo lì. Quindi sì, assolutamente sì. Cioè, ad esempio, se piacciono donne con la carnagione molto chiara, così istintivamente, a cosa ci fa pensare la carnagione chiara? Nobili. Più No, più cosmico. cosmico. Alla? Alla luce. Alla luna. Luna. La luna. Il femminile è chiaro. Storicamente, ma a parte storicamente, lo vediamo anche in molte opere. Adesso stavo pensando al Signore degli Anelli, Galadriel, gli elfi, no? Sono chiarissimi e gli elfi sono comunque molto femminili, hanno dei forti tratti, anche gli elfi maschi hanno dei tratti molto, molto femminili. Certo. Il capello, sì, il colore, anche quello sicuramente ha una portata, poi molto, molto individuale, nel senso che tante cose magari sono io che le associo a un certo tipo di dimensione archetipica, però tante sono effettivamente universali. Cioè, pensiamo ad esempio alla barba bianca del saggio, o grigia, la barba lunga, no? Che ne associamo alla saggezza, pensiamo a Gandalf, a Albus Silente, a mille manifestazioni, Magomed. il mago Merlino, l'eremita dei tarocchi, cioè sono simboli che ricorrono, il nero della morte, il nero del mantello del Cristo mietitore, il nero del prete, il nero dei funerali, il nero del cosmo, perché il cosmo è vuoto. La morte è nera perché è mancanza, il nero è luce che non c'è, è mancanza di luce. Quindi sì, anche nei colori, nelle forme, nell'aspetto, sì, anche in queste cose si riflettono. Quindi per rispondere ad Alessandro, cosa dobbiamo rispondere? Parliamo di questo archetipo della donna bionda stupida? Il commento. Ah, problemi, ok, non avevo letto bene. Ah, Problemi. diceva sì, che ha sempre avuto problemi con donne bionde, diceva lui. Allora, il capello biondo è già una cosa più soggettiva, secondo me. Bisogna vedere se lui istintivamente lo associa a qualcosa di specifico. Questo è quello che avevo detto prima, cioè nel senso che significato dà lui alla donna bionda, perché può essere anche l'interpretazione, ma non tanto razionale, cioè proprio una istintiva che lui ha come associazione con la donna bionda. Vedete la differenza tra un approccio come questo, archetipico, e un approccio, ad esempio, freudiano, che ti direbbe perché tu da piccolo hai avuto dei problemi con donne bionde. Certo. L'archetipico è molto più profondo perché non hai un problema con come dire, un esemplare di quella cosa lì, ma hai un problema con la matrice primordiale. Quindi, anche per dire, il complesso materno
In psicologia analitica non è un problema di dinamica che tu hai con tua madre fisica, è un problema che hai con la grande ma con l'archetipo della madre, che si può declinare nella tua madre fisica, ma anche no, non necessariamente, si può magari declinare in mille altre cose. Poi vabbè, potrei parlarvi 3 ore del complesso materno perché sono esperienza diretta. Si può declinare in tantissime situazioni proprio perché è una dinamica, non è una cosa specifica, è una dinamica archetipica. Possiamo dire che quello che è importante forse alla base non è tanto la cosa in sé, ma la funzione che ha, nel senso. Quello che lui deve vivere con le donne bionde più che le donne bionde in sé, no? Sì. Cioè che è quello che poi crea che lo forma in qualche maniera o che Sì. agisce in qualche maniera più che in sé la donna bionda. Sapere cosa rappresenta per lui la donna bionda può aiutarlo a sbrogliare il loop dentro cui si trova. Ok. Assolutamente. Allora, io direi che per stasera ci possiamo anche salutare, però prima ti chiedo due cose. La prima è a proposito del romanzo che stai scrivendo, se ci vuoi parlare un attimino, stai pu per pubblicare in realtà perché è anche già finito, Sì. se ci vuoi parlare un attimino di... Sì, ci fai una piccola introduzione così siamo tutti curiosi. Allora, E poi c'è una domanda di Marco che ti faccio alla fine. è una cosa che calza anche abbastanza a fagiolo perché, allora, è un romanzo, è narrativa, però è una storia su cui lavoro da un paio d'anni. Ed è una storia che ha fortemente a che fare con gli archetipi. Dici Ora, il no, titolo intanto? il titolo Io lo è so. Però. Storia del folle che cercava Dio e di colui che lo accompagnò. Ok. Già dal titolo la dice lui. Ci richiama un po' i viaggi danteschi. No, ma è un romanzo di formazione a tutti gli effetti. È la storia di questo personaggio eccentrico, questo viandante un po' fuori di testa, proprio svitato, che si sveglia su una strada senza ricordare chi è, senza sapere cosa sta facendo, dove vuole andare, si ricorda solo una cosa, che vuole scoprire se Dio esiste oppure no. Quindi lui, mosso da questa pulsione che non si sa nemmeno di spiegare, si mette alla ricerca e per prima cosa capisce che ha bisogno di un compagno per cercare risposte a una domanda così importante e impegnativa. Quindi si mette alla ricerca di questo compagno che riconosce pur non avendolo mai visto, mai conosciuto, e si mettono in viaggio affrontando varie peripezie, varie avventure. Il tutto, ripeto, il tutto si svolge su binari estremamente simbolici, estremamente archetipici. Perché è una storia che attraverso il pretesto della ricerca, no? In questo caso la ricerca di Dio, quindi una ricerca spirituale o esoterica, se vogliamo, attraverso le tappe di questa ricerca avviene un cambiamento in chi la vive. E questo cambiamento porta a delle conseguenze, a delle consapevolezze che non sarebbero avvenute in assenza di questa ricerca, tant'è che poi alla fine il fatto di trovare una risposta che poi, diciamo, adesso non voglio svelare nulla, però ci sono parecchi, come posso dire, parecchi snodi, ecco, non mi veniva, parecchi snodi importanti, imprevisti, in cui succedono cose che hanno anche un vago sapore soprannaturale, ma è molto
molto sospeso, molto onirico. È una storia che per certi versi può ricordare le avventure di Pinocchio, ma calato comunque in una dimensione più da adulti, con un lessico più da persone mature. Pinocchio era una favola, per quanto la favola più archetipica che esista. Però diciamo, questa vuole essere una favola per adulti, parla appunto di una ricerca, parla di una ricerca che finisce poi nel ritrovamento di sé, più che di quello che si stava cercando. Molto, molto interessante. Quando è che esce? Vabbè, poi ci Sto dirai, no? In realtà l'ho finito e l'ho impaginato, dato che fortunatamente, essendo il mio lavoro, sono anche facilitato in questo, quindi sto aspettando il codice ISBN che dovrebbe arrivarmi un paio di settimane al massimo, dopodiché lo caricherò. Ok, allora lo aspettiamo. Ricordiamo anche il tuo blog. Il tuo dove pubblichi i tuoi articoli, se vuoi mettilo qui nei commenti anche. Felixagrex.it è la mia tana dove Ok. mia tana su cui scrivo. Non è venuto il link. E a volte ci mette un po', ecco. Su È cui scrivo uscito. tutte le mie elucubrazioni. Sì, che poi noi li postiamo sempre i tuoi articoli qua. Sì, no, Ultima cosa, Marco chiedeva, non so se vuoi farlo adesso o lo facciamo la prossima volta quando finiamo, se potevi consigliare qualche lettura su questi argomenti, intanto. ah, ce n'è. Ce n'è. Il problema è che sono tutti testi piuttosto tecnici. Esempio, ho terminato di leggere proprio qualche giorno fa il Puer Eternus di Hillman, James Hillman, che parla, è un saggio di un 100, 120, 130 pagine, una cosa di questo tipo, neanche troppo lungo in verità. Parla appunto della polarità Senex-Puer, quindi affronta proprio in termini mitologici, in termini psicologici, analitici, il tema del fanciullo e del vecchio, anche declinato a livello sociale, no? A livello di scontro generazionale, il rapporto tra il vecchio che muore, il nuovo che avanza, cos'è il vecchio, cos'è il nuovo. E il fatto è che, come dicevo, è molto forbito, è un saggio che lui ha presentato durante un convegno di psicologia analitica, quindi chiaramente essendo rivolto a psicologi, Hillman non era cioè per quanto sia comunque un ottimo divulgatore, il lessico rimane quello, così come la Van Franz un'altra che si è dedicata, so che tu non l'ami No, particolarmente. no, la No, Van beh. Franz non scrive in modo complicato per quanto mi riguarda. Però è tecnico. Sono i temi che tratta che sono molto impegnativi. Cioè, lei scrive benissimo, non si capisce tutto, e che tratta dei temi molto densi, ecco. Sì. E anche in modo molto approfondito, poco. Cioè, per spiegare dei concetti veramente si trascina per pagine e pagine, quindi a me risulta un pochino pesante, sto finendo Rispecchiamenti dell'anima, ma la fatica. E chiede Marco se di Hillman si può iniziare dal codice dell'anima come lettura. Codice dell'anima è molto più abbordabile del Puer Eternus, è un libro che nasce proprio con intenti di divulgazione, quindi diciamo che si trattiene anche un po' dal lessico forbito che solitamente ha. Comunque, diciamo, in termini archetipici, io tra l'altro ho una mezza idea che mi frulla in testa da un po', però non so se mi ci metterò mai perché è un progetto un po' ambizioso, mi piacerebbe scrivere un saggio, comunque una raccolta di articoli, un saggio breve, non lo so, sulle corrispondenze archetipiche
degli eroi, dei supereroi dell'universo Marvel. Ah, sì, me l'avevi accennato, sì. Perché io sono un grande fan Marvel e siccome mi sono ho veramente apprezzato diciamo, l'universo cinematografico che hanno creato, pieno di questi archi narrativi che appunto sviluppandosi in più film, non essendo vincolati a quelle 2 ore di pellicola, permettono come dire, delle metamorfosi caratteriali e come dire, sì, di crescita proprio di sviluppo dei personaggi molto superiori. Noi vediamo archi narrativi che, come nel caso di Iron Man, che durano 20 film, cioè Infatti. abbiamo cioè, delle raffigurazioni importanti, soprattutto Iron Man e Capitan America, che rappresentano proprio l'integrazione reciproca tra il Senex e il Puer, però questo è un discorso molto interessante, però ci sfugge un po' di mano, richiede un po' di tempo. Però è un esempio. Allora, il consiglio che io posso dare a tutti: le letture sono certamente affascinanti e utili, però se parliamo di archetipi, l'archetipi è una cosa sono una cosa che letta non serve a niente. Gli archetipi vanno sperimentati, e qual è il modo più pratico di sperimentarli? Vederli rappresentati. Quindi la nostra vita è a tutti gli effetti un palcoscenico, è una rappresentazione degli archetipi. Noi siamo i burattini in un certo senso, anche se non è un'immagine molto bella, gli attori di questa danza archetipica. Ma all'interno di questa danza ci sono, come dire, delle sottorappresentazioni che comunque ci somigliano perché parlano di noi, e sono i romanzi, sono i film, Ma forse Marco intendeva dire una domanda che potrei farti anch'io, perché magari sì, non è che abbia mai approfondito l'argomento degli archetipi, per questo poi ho anche invitato te qui a parlarne. Magari il fatto che una persona non sappia o non riesca a identificare l'archetipo, perché magari non ne conosce i tratti. Allora, io immagino, deduco che volendo di archetipi ce ne siano un'infinità, però ci siano anche degli archetipi principali, più semplici da scorgere e da comprendere, e che anche sono i più rappresentati, come dicevi prima tu, no? Il maschile e il femminile, eccetera, eccetera. Se uno volesse darsi un'infarinatura giusto per riuscire a tracciarli meglio, anche al fine di scorgerli nella vita quotidiana, cosa che potrebbe leggere. I miei articoli. Ok. Vabbè, quelli li leggiamo sicuramente. No, non sto scherzando, nel senso che effettivamente, come dicevo prima, tutta la letteratura che c'è non è divulgativa, è tecnica. Certo. Io quando scrivo un articolo cerco sempre di mettermi in un'ottica divulgativa, nel senso, io non è che scrivo a psicologi o a filosofi, io scrivo per gente, insomma, Come noi. Sì, insomma, gente che non ha una particolare preparazione, un background accademico, che dir si voglia. Quindi, secondo me, la cosa più pratica è fare un'altra diretta in cui magari facciamo una carrellata, che è una cosa che io avevo anche previsto per questa sera. Però, sì, sono tematiche vaste, cioè gli archetipi sono vasti. Ma giusto per tracciarne, non so, alcuni principali e dare due caratteristiche identificative utili a tutti, insomma. I più comuni, i più riscontrati sono Certo. il padre e la madre, il fanciullo e il vecchio, Dio e il diavolo. La luce e l'ombra. Questi sono i principali. Diciamo Che che poi si calano in tutte le situazioni possibili e immaginabili. sì. Diciamo che parlando anche solo di questi, possiamo avere una buona panoramica. Poi, diciamo, non è che
tutti gli archetipi hanno un nome o che tutti sono stati battezzati, cioè, ripeto, non ci sono solo gli archetipi, ci sono anche le dinamiche archetipiche, ad esempio il sacrificio è una dinamica, è un archetipo, è una dinamica archetipica, nel senso che è una cosa che ricorre, il martirio, no? Il martire, quello è un archetipo. Esistono tantissimi aspetti che non hanno un nome vero e proprio, o quantomeno, sempre parlando in senso divulgativo, magari ce l'hanno in senso clinico. Magari. Immagino anche la discesa e la risalita, queste cose qui che possono essere sempre delle dinamiche che poi uno vede dappertutto, no? Anche durante i giorni. Ogni tanto ci sono dei ragazzi che mi dicono: "Ah, oggi c'è una brutta giornata, sono triste, sono depresso." Io dico: "Certo, è un momento di discesa al quale poi seguirà la risalita, perché comunque la vita è fatta così, anche di questo, quindi comunque anche sapere che esistono queste dinamiche già aiuta una persona a disidentificarsi da quello che sta succedendo e Certo, sta vivendo. perché le conosci, le vedi, le circoscrivi, gli dai un nome, nel momento in cui gli dai un nome diventano conoscibili. Ad esempio, come dicevo prima, potrei parlare per ore della Grande Madre. Ho tuttora, probabilmente avrò per tutta la vita, una lunga storia con la Grande Madre, controversa, fatta di amore e odio. E la Grande Madre è una figura ambivalente e qui diciamo che è l'ultimo, magari, concetto finale che vi passo per questa sera, dato che di carne al fuoco ne abbiamo messa parecchia. Il tema finale è l'ambivalenza. L'ambivalenza è lo stato a cui ambire. Cosa significa l'ambivalenza? Significa che quando noi siamo in grado di concepire che un qualcosa possa essere due cose opposte allo stesso momento, è positivo, perché vuol dire che in quel momento i due opposti coesistono in noi e quindi abbiamo guarito la scissione, la divisione. Li abbiamo integrati, li abbiamo fatto fare pace. Quando noi siamo allo stesso tempo dentro al grembo della madre, ma anche fuori, quello è la guarigione dalla possessione archetipica, dalla complessualità. Viceversa, quando noi siamo identificati con una delle due polarità e non con l'altra, lì avviene lo squilibrio e di conseguenza la malattia, con tutti i sintomi che ne derivano. Il fatto di poter essere maschili e femminili al tempo stesso, anziani e giovani al tempo stesso, o buoni e cattivi al tempo stesso, perché è innegabile, siamo anche questo. Ci sarebbe, ci sarebbe da parlare per ore anche dell'ombra, del peccato, del senso del peccato, cosa che non è escluso che faremo. Comunque, diciamo che in termini generali, la parola chiave, proprio la pietra di volta, la soluzione di questo enigma è l'ambivalenza, cioè arrivare in quel punto in cui non ci sembra più così inconcepibile che di poter essere, perché di identificazione si tratta, due cose diverse, opposte allo stesso tempo. Perché Dio è questo, in un certo qual modo. Altrimenti non ci sarebbe l'equilibrio, perché se non ci sono le due cose opposte c'è sempre uno squilibrio, no? Sì, poi c'è chi pretende di arrivare lì per esclusione anziché per aggiunta, quindi io non sono né questo né quello, quindi io sono il nulla, non esisto, smetto di esistere, ed è quella che i mistici, quella che veniva chiamata la via secca, percorsa dagli asceti, contrapposta alla via umida, percorsa dai mistici. Ma questo è un altro discorso. Molto interessante, vero? Bene, allora, beh, facciamoci la prossima puntata per completare la serata, perché comunque ho capito ci sono ancora Quando svariati argomenti, altre domande, insomma, poi qualcuno può anche portare la propria esperienza volendo Oh sì. o fare altre domande. Sì, come dicevo prima, alla fine, cioè, se parliamo di archetipi, gli aneddoti sono molto più utili di qualsiasi libro.
Questo intendevo, sì, che magari una persona riesce un po' a inquadrare meglio. Poi qualcuno vedrà la diretta anche in differita, quindi magari avrà domande da fare secondariamente, nel caso le vediamo anche la prossima volta. Bene, Certo. ragazzi, grazie a tutti, grazie Matteo. Grazie. E poi ci informerai comunque, a parte che ci vediamo fra 2 settimane, perché adesso le dirette le facciamo ogni 2 settimane su questo gruppo. E nel mentre magari ci dirai se è uscito il tuo libro. Speriamo. 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 Tutto pronto, deve solo arrivarmi il codice a barre, l'IBAN, dopodiché lo immettiamo nel meccanismo. Good. Va Lo... bene, grazie ragazzi che hanno tenuto botta tutti, comunque fino alla fine. No, tutti. dico, hanno tenuto tutti fino alla fine, 2 ore, un'ora e mezzo di Vai, vai, vai. live. L'archetipo del guerriero martire, tutti questi veri uomini martiri, archetipo padre. Basta, sto Beh, delirando. non è scontato perché comunque sono argomenti abbastanza. Vabbè, questo è un gruppo già di eletti, no? Come sapete, però non è scontato, quindi bravi, bravi. Grazie Matteo, bravissimo ovviamente anche tu, super chiaro. E ci vediamo quindi fra 2 settimane. Buona serata e buonanotte. Buona serata a Ciao ciao. tutti. Ciao ciao.